Papà ha guardato nella nostra stanza e si è stupito quando ha visto me e mia sorella abbracciate. Sto sognando, finalmente andate d'accordo. Vado dalla mamma a darle la bella notizia. Io e Bridget non ci stavamo abbracciando. Mentre stavamo litigando, i nostri capelli si sono legati tra loro e siamo rimaste incastrate. Quando papà se n'è andato, abbiamo ripreso da dove eravamo rimaste. Levati di dosso, sanguisuga! Hai iniziato tu, Bridget! Ciao, io sono Angelina e ho 16 anni. Condividere la stanza con mia sorella di 15 anni era un incubo. Io e Bridget litigavamo di continuo, come cane e gatto. Tutto è iniziato quando eravamo piccole. Io ero una bambina educata e tranquilla. Mamma e papà mi riempivano di complimenti e dicevano a mia sorella di prendere esempio. Angelina, hai lavato i piatti? Tesoro, grazie per aiutarci in casa. Bridget era incredibilmente invidiosa e faceva di tutto per farsi notare dai nostri genitori. Tuttavia, non ne azzeccava una. Un giorno ha lavato il PC di papà nel lavandino. Guardate, anche io aiuto in casa. Sono stata brava, vero? Ovviamente i nostri genitori si sono arrabbiati e l'hanno sgridata. Un'altra volta mamma e papà mi hanno regalato una bambola perché andavo bene a scuola. Bridget si è arrabbiata a tal punto e ha gettato i miei quaderni nel gabinetto. Ovviamente l'hanno punita. Da allora mia sorella mi ha messo il muso. Pensava che i nostri genitori volessero più bene a me che a lei. Quindi copiava tutto quello che facevo e cercava di essere migliore di me. Per esempio, io sono sempre stata snodata e alle superiori ho iniziato a fare ginnastica artistica. Mia sorella ha deciso di dimostrare che anche lei era brava come me ed è diventata una cheerleader. Un giorno una mia compagna di classe mi ha chiesto di mostrarle la spaccata. Bridget è venuta da noi e ha detto che lei era più brava e ha fatto la spaccata tra due banchi. Mio Dio, non la sopportavo più, mi copiava sempre. Comprava i vestiti uguali ai miei, aveva il mio stesso taglio di capelli e cercava persino di rubarmi gli amici. Litigavamo in continuazione. I nostri genitori erano stanchi di noi due. Tuttavia ogni volta erano dalla mia parte. Avete litigato di nuovo e avete rotto il mio vaso preferito. Bridget, perché non prendi esempio da tua sorella? Ma dai, Angelina è perfetta mentre io sbaglio sempre tutto, che cavolo. Le stava bene, doveva lasciarmi in pace. Ma poi un giorno mia sorella ha superato il limite. Ho scoperto che quella piccola peste aveva deciso di partecipare al ballo in maschera che veniva organizzato tutti gli anni per beneficenza. In futuro mi sarebbe piaciuto fondare un'organizzazione di beneficenza. Inoltre aiutavo la comunità sin da quando ero piccola. Per esempio, vendevo i biscotti e usavo i soldi guadagnati per comprare i giocattoli da donare all'orfanotrofio. Ecco perché mi hanno nominata tra i finalisti vincitori del premio Cittadino dell'Anno. Al ballo in maschera si sarebbe svolta la premiazione. Per l'occasione avevo realizzato un bellissimo abito e una maschera da leone. Ma ovviamente quell'invidiosa di mia sorella non voleva che vincessi. Ha iniziato a lavorare in un rifugio per animali e anche lei è arrivata tra i finalisti. La cosa peggiore era che mi aveva copiato il vestito. Solo che al posto della maschera da leoni avevo una maschera da ghepardo. Come se cambiasse molto. Bridget credeva che il suo outfit fosse migliore del mio. Quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Smettila di fare di tutto per oscurarmi. Sei la mia patetica copia. Anche se sei più grande di me, non hai il diritto di fare la prepotente. Io faccio quello che voglio. Mi ha fatta infuriare. Abbiamo litigato di nuovo e siamo rimaste incastrate. Ci avete visti all'inizio del video. Papà credeva che avessimo fatto pace, ma era totalmente fuori strada. Quella sera, quando sono andata a lavarmi i denti, ho notato che Bridget stava origliando la conversazione dei nostri genitori che erano in camera da letto. Che cosa fai? Li stai spiando? Stanno parlando di qualcosa di interessante. Mi sono incuriosita. Ho premuto l'orecchio contro la porta e li abbiamo ascoltati in silenzio. Wow! Stavano dicendo che volevano regalare a qualcuno un biglietto per una crociera. È stata fantastica quest'anno. Se lo merita. Sono sicuro che le piacerà. Mamma e papà non hanno detto di chi stavano parlando, ma era ovvio che si riferivano a una di noi due. La domanda era chi avrebbe ottenuto il biglietto. Parlano di me, ovviamente. Contaci. Ci siamo comportati come se niente fosse, ma nel frattempo abbiamo fatto di tutto per meritarci il regalo. Mamma, papà, vi ho preparato la colazione. E quella ti sembra una colazione? Vabbè, io ho pulito il garage, andate a vedere. Tuttavia, mamma e papà non avevano fretta di dirci a chi sarebbe spettato il biglietto. Qualche giorno dopo ci hanno spiegato che sarebbero andati a trovare la nonna alla casa di riposo. Ragazze, staremo via per un paio di giorni. Possiamo contare su di voi, vero? Io e Bridget abbiamo fatto un sorrisino d'angioletto e abbiamo promesso di non creare problemi. Sapevamo che ci stavano mettendo alla prova. Chi si sarebbe comportata meglio mentre loro erano via avrebbe ottenuto il regalo. Probabilmente Bridget ha capito che non sarebbe riuscita a battermi ad armi pari. Così quella sera, dopo l'allenamento, mentre mi stavo cambiando, lei è sgattaiolata nello spogliatoio. Mi ha colta di sorpresa da dietro, mi ha spinta nell'armadietto e l'ha chiuso.
Ehi, piccola strega, fammi uscire di qui subito! No, grazie. Buon weekend! Dopodiché se n'è andata, felice di essersi liberata della sua rivale. La cosa peggiore era che mi aveva preso il telefono. Lo avevo lasciato sulla panca e ora non potevo nemmeno chiamare aiuto. L'edificio era deserto, urlare era inutile. Dannazione, avrei davvero dovuto passare il fine settimana chiusa lì dentro. Sono quasi scoppiata a piangere. Ma poi mi sono data un contegno e ho iniziato a prendere a calci l'armadietto. L'ho quasi fatta! Alla fine sono riuscita a sfondare la porta dell'armadietto e mi sono liberata. Ti conviene dormire con gli occhi aperti, Bridget. Che la guerra abbia inizio. Sono tornata a casa e stavo pensando a un modo per vendicarmi. Ma sono incappata in una pessima sorpresa. A casa nostra c'era una festa. Riuscite a crederci? C'erano i nostri compagni di scuola e anche dei ragazzi che non conoscevo. C'era così tanta gente che quasi non sono riuscita a entrare in casa. E cosa aveva in mente quell'insopportabile di mia sorella? Ho fatto il giro della casa in cerca di Bridget, ma lei era sparita. All'improvviso gli ospiti mi hanno afferrata e hanno iniziato a lanciarmi in aria come si fa con le rockstar. Mettetemi giù! Che cosa fate? Ci ringraziamo per aver organizzato la festa. Cosa? Sono saltata giù e gli ho chiesto una spiegazione. Sei stata tu a invitarci. Quel tipo mi ha fatto vedere il mio profilo sui social e mi ha mostrato il video che a quanto pare avevo condiviso. Ciao ragazzi, sono io, Angelina. Vi aspetto a casa mia. Ho organizzato una festa. Solo che nel video non ero io, ma Bridget con indosso il mio vestito. Era per quello che mi aveva rubato il telefono. Voleva far credere ai nostri genitori che fosse colpa mia. In quel momento sulla mia pagina è apparso un nuovo post. Mia sorella aveva condiviso delle foto di sé mentre buttava i giocattoli che avevo preso ai bambini dell'orfanotrofio. Aveva ancora addosso la mia maschera da leone. Oh no! Bridget non voleva solamente il biglietto per la crociera, ma voleva anche rovinarmi la reputazione. Stavo per perdere il controllo. Non l'avrebbe passata liscia. Ho chiesto il telefono in prestito a un mio compagno di scuola. Dovevo rintracciare mia sorella. Certo, tieni. Grazie, Stan, sei un amico. Oh, ecco, mi stavo dimenticando. Fuori di qui! Non avevo il tempo di aspettare che gli ospiti se ne andassero. Dovevo fermare Bridget prima che combinasse un altro guaio. Ho messo il suo abito e la maschera da ghepardo nello zaino giusto per sicurezza e mi sono precipitata all'orfanotrofio. Tuttavia, quando sono arrivata, lei non c'era più. Ho incontrato i bambini in lacrime. Sei cattiva, Angelina! Hai buttato via i nostri giocattoli! Tesoro, non sono stata io, è stata mia sorella. Si è travestita da me. Ti prometto che riavrai indietro i tuoi giochi. Non dire niente agli adulti per ora, ok? Ero furiosa con Bridget. Come aveva potuto fare una cosa simile a quei bambini innocenti? Ho provato a chiamarla, ma non ha risposto. Non sapevo dove cercarla. Non volevo abbassarmi al suo livello, ma ho capito che dovevamo giocare ad armi pari. Meno male che avevo preso il suo vestito. Mi sono cambiata al volo e sono corsa al rifugio per animali dove lavorava. Poi mi sono messa la maschera da ghepardo e mi sono avvicinata alle gabbie. Ciao cagnolini. Stare seduti qui è noioso, vero? Non preoccupatevi, ora vi libero. La mia sorellina non doveva farmi arrabbiare. Ho aperto le gabbie, ho liberato gli animali e ho fatto in modo che le telecamere mi riprendessero. Ora tutti avrebbero pensato che era stata Bridget. I cani sono scappati. Nel frattempo mi sono fatta delle foto con indosso la maschera da ghepardo accanto alle gabbie vuote e le ho mandate ai miei. Ecco fatto, anche io sapevo giocare sporco. Dopodiché sono andata alla palestra della scuola. Volevo rovinare i costumi delle cheerleader visto che Bridget era il capitano. Non avrebbe ottenuto né il biglietto né il premio. Per mia sorpresa ho visto mia sorella seduta su una panchina. Stava mangiando un hot dog. Cosa fai? Ti stai prendendo una pausa? Angelina! Ops! Ha mollato l'hot dog ed è scappata. L'ho inseguita. Siamo arrivati in un parco e abbiamo iniziato a darcele di santa ragione. Tuttavia, poco dopo ci è venuto il fiatone e ci siamo lasciati cadere sull'erba. Ho detto a mia sorella che cosa avevo fatto. Cosa? Come hai potuto? Hai iniziato tu! Non lamentarti! Bridget mi ha lanciato un'occhiataccia ed è scoppiata in lacrime. Pensi che sia giusto? Che io abbia dovuto combattere tutta la vita per ottenere le attenzioni di mamma e papà? Mi hanno sempre detto di prendere esempio da te, la perfetta Angelina. Non sono mai riuscita a farmi notare. Non sapevo che cosa rispondere. Infatti non ci avevo mai pensato. Mamma e papà mi avevano sempre dato il loro supporto, ma non potevo dire lo stesso per mia sorella. Mentre la guardavo piangere, mi si è spezzato il cuore. Non sono riuscita a trattenermi e anche io sono scoppiata a piangere. Ci siamo abbracciati, ci siamo scusati a vicenda e abbiamo deciso di non litigare più. D'ora in poi possiamo essere amiche. Ben detto.
Stasera abbiamo superato il limite entrambe. Dobbiamo sistemare tutto. Il mio telefono è vibrato nella tasca di Bridget. Me lo ha ridato e ho visto che mi stava chiamando il direttore dell'orfanotrofio. Oh no, era arrabbiato perché aveva scoperto che i bambini erano sconvolti. Signor Brooks, sistemerò tutto. Sì, me lo auguro. In caso contrario, farò in modo che tu perda sia il premio che il permesso di fare beneficenza in città. Mia sorella ha detto che mi avrebbe aiutata. Ci siamo precipitate all'orfanotrofio. Siamo saltate in un bidone dell'immondizia e abbiamo iniziato a cercare i giochi. Bucce di banana, calzini pieni di buchi, un pannolino sporco, bleh. Trovati! Abbiamo passato tantissimo tempo a lavare i giochi, ma i bambini non li volevano più. Li hai rovinati! Non vogliamo più giocarci! Il signor Brooks era furioso. Ma poi Bridget ha detto che le era venuta un'idea. Ha preso il telefono e ha comprato dei biglietti per il parco divertimenti. I bambini erano felici ed io ho tirato un sospiro di sollievo. Ma poi Bridget ha ricevuto una chiamata dal proprietario del rifugio per animali, che le ha detto che sarebbe finita in un mare di guai se non avesse riportato i cani nelle gabbie. Diamine, come faccio? Non preoccuparti, ho un piano. Dove hai comprato l'hot dog? Ci siamo precipitate al furgoncino del fast food e abbiamo ordinato una marea di hot dog. E poi abbiamo percorso le vie della città in cerca dei cani. Ehi, ehi, cagnolini! Guardate qui, ve li do solo se mi seguite. Poco dopo siamo riusciti a farci seguire dai cani. Io e mia sorella eravamo esauste, ricoperte di peli e puzzavamo di immondizia. Ma la cosa più importante era che eravamo riusciti a sistemare tutto. Ma proprio tutto? Abbiamo ricevuto un'altra chiamata. Erano i nostri vicini. Hanno detto che avrebbero chiamato la polizia perché la musica a casa nostra era troppo alta. Io e Bridget ci siamo guardate terrorizzate. Oh no, ci eravamo dimenticate della festa. Per fortuna abbiamo convinto i vicini a non chiamare la polizia. Abbiamo promesso che gli avremmo tagliato l'erba per un mese intero. Alla fine ci siamo precipitate a casa. Che follia. La festa era fuori controllo, erano arrivate altre persone. Come facciamo a cacciarli? Qualche idea? Ha annuito con aria furba e ha fatto risuonare nelle casse il suono delle sirene della polizia. Ho urlato che la polizia stava arrivando e che avrebbe arrestato tutti. Ha funzionato. La casa si è svuotata. Io e Bridget ci siamo lasciate cadere nel bel mezzo del salotto distrutto. Dobbiamo pulire tutto prima che tornino mamma e papà. Non credo che ormai cambi qualcosa. Probabilmente finiremo comunque in punizione. Ho mandato loro una foto quando ho fatto uscire i cani dalle gabbie. Ho preso il telefono del mio compagno di classe per mostrare il selfie a mia sorella. Ma poi mi sono accorta che mamma e papà non avevano ancora letto il messaggio. Avevamo ancora qualche speranza. L'ho cancellato e mi sono alzata. Dai, Bridget, abbiamo molto lavoro da fare. Abbiamo passato la notte a pulire la casa. Abbiamo chiacchierato e scherzato. E ci siamo avvicinate molto. Non avremmo dovuto competere come due stupide per tutti quegli anni. E infatti avevamo molto in comune. Più tardi, la casa è tornata a risplendere. Quando ci siamo addormentate abbracciate sul pavimento del salotto, il sole era già alto nel cielo. Ti voglio bene, Angelina. Anche io, sorellina. Eravamo distrutte e abbiamo dormito per la maggior parte della giornata. Quella sera i nostri genitori ci hanno svegliate. Oh no, avete ricominciato a litigare! No, papà, questo è un abbraccio vero. I nostri genitori erano senza parole. E poi gli abbiamo detto che sapevamo della crociera. Date il biglietto a Bridget. Questa volta merita di essere la prima. No, Angelina se lo merita più di me. Mamma e papà sembravano ancora più sorpresi. A quanto pare avevano preso il biglietto per la crociera alla nonna. Vi abbiamo lasciate da sole per portarle il regalo. Perché pensavate che fosse per una di voi? Che colpo di scena! Io e Bridget ci siamo guardate e siamo scoppiate a ridere come matte. Che disastro! Almeno siamo riuscite a trovare un modo per andare d'accordo. Ho anche detto ai miei genitori che avrebbero dovuto sostenere più spesso le decisioni di mia sorella. Avete ragione, ragazze. È colpa nostra se avete sempre litigato. Da oggi le cose cambieranno. Il ballo in maschera si è svolto poco dopo. Sfortunatamente nessuna di noi due ha vinto il premio. Lo ha vinto Stan, il mio compagno di classe. Ricordate, quel ragazzo gentile che mi ha prestato il telefono? Io e mia sorella non eravamo stupite. Infatti abbiamo capito che quando si fa qualcosa di buono, non bisognerebbe aspettarsi niente in cambio. Congratulazioni, Stan! Te lo meriti! Wow, oggi sono diventato famoso! Occhio, non iniziate a litigare per me! Niente al mondo potrebbe farci litigare di nuovo. Avete mai dovuto competere con le vostre sorelle o con i vostri fratelli? Lasciate like e ci vediamo al prossimo video!